proprio organizzatrice e ideatrice di questa bellissima, devo dire, manifestazione dedicata alle donne. Non è non solo l'8 marzo, tanto vabbè, il titolo dice tutto, perché in realtà la donna deve essere donna per 365 giorni l'anno e anche oltre. Tante tematiche sociali, io ho sentito il grido della donna rappresentato attraverso la musica e attraverso dei pensieri meravigliosi. Maddalena, a te la parola. Già l'anno scorso abbiamo accolto l'invito del Comune di organizzare un evento per la festa della donna, appunto. Un evento che avesse l'obiettivo di sensibilizzare verso le problematiche della disparità di genere, che purtroppo ancora oggi sono molto molto sentite. Direi che l'obiettivo è stato questa sera ampiamente raggiunto, perché abbiamo portato sul palco dei brani di letteratura dal 300 fino ai giorni nostri, e abbiamo portato la musica del coro Fuori dalle Righe. Tra l'altro, in questo nell'organizzazione di questo evento, il coro Fuori dalle Righe è stato di importanza fondamentale, anche la cura in ogni dettaglio la si deve appunto a loro. È un coro completamente femminile, diretto tra l'altro da Maria Vittoria Primavera, una presenza sul palco che si sente, e non posso non ringraziare l'Istituto di Istruzione Superiore Zappa Fermi, che ha reso questa serata veramente indimenticabile. I ragazzi e insieme a loro la professoressa Maria Giuliana Anelli e la professoressa Paola Cucchi, così con Valentina Cenci, Daniela Scanu e Lorenzo Cerveri. Fra l'altro, una rivelazione la professoressa Anelli, perché io veramente sono rimasta così veramente attonita da questo bel tono di voce, da questa interpretazione molto molto sentita. È stata una sorpresa anche per me, perché durante le prove di questo spettacolo non avevo avuto modo di sentirla, e tutte e tre le voci davvero stupende, accompagnate tra l'altro anche dalla chitarra di Lorenzo. È stato un finale coi fiocchi, devo dire. Ecco, io lancio un'iniziativa così in diretta, quasi una promessa, perché sono spettacoli che fanno bene all'anima. Organizzarne uno da qui a poco. Assolutamente sì.